L'attività ispettiva effettuata dai NAS territorialmente competenti ha lo scopo di verificare che sia determinato in maniera univoca quello che deve essere il corretto canale di commercializzazione, oltre che di produzione ovviamente, dei dispositivi filtranti in relazione al fatto che si tratti di dispositivi medici oppure di dispositivi di protezione individuale oppure che si tratti di mascherine che non sono né dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale. Per quanto riguarda i facciali filtranti, quindi sia FFP2 che FFP3 e i dispositivi medici, questi sono utilizzati ovviamente anche in ambiente ospedaliero e assistenziale proprio perché hanno lo scopo di proteggere l'utilizzatore da agenti esterni e quindi anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol. Quindi questi facciali filtranti, dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale devono avere specifici requisiti finalizzati ovviamente alla protezione delle vie respiratorie e che devono garantire quelle caratteristiche di efficienza, di traspirabilità, di stabilità della struttura che devono essere verificate, così stabilisce la specifica normativa, attraverso prove e test tecnici di laboratorio. Cosa diversa invece per quanto riguarda le normali mascherine che non sono né dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale. Queste ovviamente hanno requisiti produttivi e di commercializzazione diverse e non possono essere utilizzate né in ambiente ospedaliero e né assistenziale.